Buongiorno a tutti, ringrazio Coach Sergio Scariolo per la disponibilità a questo incontro con la stampa. Piccole regole per la conferenza stampa: parlerà il coach con le sue dichiarazioni. Eventualmente, se ci saranno delle domande, ci sarà spazio per le domande. Non ci sarà stand-up, quindi, qualsiasi domanda o immagine che gli operatori TV devono fare, possono fare adesso durante la conferenza. Prego, Coach. Buongiorno a tutti, semplicemente. Eh... Penso che sia doveroso eh, così congedarsi per, per, eh, per adesso, no? da questa stagione, fare un piccolo bilancio. Um, Come è normale fare, ho voluto che dopo la partita dell'altro giorno si rimanesse sulla partita perché, perché non, sicuramente, a livello, a livello emotivo, a livello razionale, mh, non è mai il momento per fare un bilancio di una stagione, quello. Eh, Cinque minuti dopo che, che sia finita l'ultima partita. Um, voglio in primo luogo esprimere il mio ringraziamento a tutti voi per la professionalità con la quale, diciamo, in linea generale, mi sono sentito eh, trattato e spero di aver potuto ricambiare in questo senso almeno. Um, voglio fare eh, i complimenti alla, alla società, alla squadra, allo staff per questa stagione che considero assolutamente positiva. Ovviamente dal punto di vista mio personale come allenatore eh, devo soprattutto eh, guardare la parte della qualità del lavoro eh, e della qualità del gioco espresso dalla squadra. Poi sui risultati ovviamente entreremo, ma eh, non, non c'è dubbio che quelli poi ognuno... Anche mio nipote che ha 12 anni può, può dire la sua sui risultati, quello basta guardare l'ultima partita e fare, fare le proprie valutazioni. Per quello non c'è bisogno che ci sia l'allenatore, no, qui per farlo. L'allenatore deve dire in primo luogo che è contento del lavoro sviluppato in allenamento dalla squadra e dallo staff. Abbiamo avuto tutto l'anno gente qualificatissima che è venuta a vedere i nostri allenamenti, abbiamo avuto sempre dei grandissimi feedback. Da parte di tutti, e, e poi onestamente, dopo un po' di anni di lavoro, posso avere la sensazione, il feeling con eh, se una squadra sta veramente svolgendo un lavoro giorno per giorno di alta qualità o no, e non ho dubbi. Sulla qualità del gioco, direi che generalmente, anzi, per fare una valutazione globale, eh, sono eh, anche qui eh, molto soddisfatto. Direi è stata una qualità di gioco buona. Uh, con dei picchi uh, di, di qualificazione ottima, soprattutto in coincidenza con i momenti in cui abbiamo potuto contare sulla completezza o quasi completezza dell'organico, e con, ovviamente con dei picchi bassi insufficienti, nella maggior parte dei casi anche qui quando abbia coincisi, non, non casualmente, con i momenti nei quali viceversa abbiamo avuto una menomazione dell'organico già, già non, non più sostenibile o non, eh, o non eh, affrontabile. Ehm, Dal punto di vista dei risultati credo che quando sei la squadra unanimamente riconosciuta come la numero due, arrivare a eh, disputare tre finali, una vincerla, sicuramente la meno importante delle tre non ho, non, non ho nessuna, nessuna ipocrisia nel riconoscerlo. Ehm, arrivare agli stessi punti con la prima, nella regular season. Arrivare alla settima partita nel playoff eh, dice che i risultati nelle competizioni nazionali sono stati buoni ehm, in Eurolega. Abbiamo sicuramente pagato a, a molti livelli lo scotto del noviziato. All'inizio abbiamo disputato un'ottima parte centrale eh, nella quale. Estrapolando i risultati siamo stati pienamente nel, nel gruppo dei playoff e mh, abbiamo disputato una parte finale mediocre, eh, anche qui però devo dire in coincidenza con il fatto che l'indisponibilità di giocatori molto importanti sia di, passata da non la costante permanente di 1-2 a, a quella di 3-4 che ha reso veramente difficile, soprattutto perché la stessa è molto pesante. Um, io ho tratto, sono so tornato molto volentieri a giocare all'Eurolega, è stata un'esperienza molto gratificante, molto, molto arricchente, istruttiva. Non mi ha né sorpreso né, né, né cioè, più o meno quello che mi aspettavo è stato. Eh, però chiaramente ho, ho, ho imparato che uh, se tu non sei ovviamente una dei, uno dei primi 7-8 budget, e se non hai un nucleo di giocatori nazionali di, al, di alto livello, soprattutto fisico, come per esempio sistematicamente possono avere squadre serbe, squadre lituane, squadre francesi, quindi che hanno strutturalmente un, un nucleo forte di un numero di giocatori, perché l'Eurolega è una competizione dove la fisicità è la primissima eh, immagine che hai immediatamente partita per partita e sulla successione di 30, eh, sono? 38 partite, 34, 34 partite di, di, di regular season. Quindi in mancanza di, di, di questi due fattori l'ottimizzazione delle risorse deve essere massimo, che vuol dire nella, nella costruzione della squadra e naturalmente nella, nel poter contare sistematicamente, come molte squadre hanno potuto fare, sul numero più ampio, più, 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 più alto di giocatori sani, presenti, fisicamente in grado di performare e di, e di aiutare la squadra. Ho in mente, per esempio, un paio di squadre come, come Partizan e Jalgheris che hanno fatto un grande lavoro, eh, però che hanno avuto un'incidenza minima degli infortuni e quindi che hanno potuto eh, così, mh, riflettere sul campo il, eh, la ottima qualità del lavoro che avevano fatto. Un paio di rammarichi sicuramente. Eh, la finale Coppa Italia, che eh, è venuta, che sinceramente mi ha, mi, ha, mi ha trovato, mi ha sorpreso: nel senso che stavamo, abbiamo giocato due grandissime partite nei quarti e in semifinale con squadre di altissimo livello. Il giorno dopo abbiamo giocato una finale, la cui prima parte è stata sicuramente mediocre, onestamente. Potevo avere dei segnali soprattutto sulle condizioni fisiche, senza fare nomi, di, di giocatori importanti, però onestamente devo dire che mi ha sorpreso. E che eh, evidentemente non abbiamo recuperato. Mi ha sorpreso perché la mia storia, la mia vita è quella di giocare queste partite in cui giochi il giorno dopo, il massimo due giorni dopo, e, e vinci gli europei, i mondiali, le medaglie olimpiche, eccetera, eccetera. Non ci siamo riusciti, non siamo riusciti a recuperare mentalmente e fisicamente nel modo adeguato, ci abbiamo anche lì provato fino all'ultimo, ed è questo comunque un fatto che, a cui do valore. Perché quando fai sotto di 20 eh, ritornare a un tiro, a un possesso dal, 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 dall'essere lì, dal vincere, eh, comunque ha valore, però non ci siamo riusciti. E nella eh, regular season di, di campionato la partita con Napoli. Molto più che la partita contro Treviso, nella quale aveva giocato in una condizione ambientale, e eh, di organico, eh, difficili, in cui comunque un minuto alla fine eravamo 5 avanti, in cui l'avversario si giocava a salvezza ed era veramente super motivato, performando veramente ad altissimo livello e comunque che è stata pesantemente viziata dalle decisioni arbitrali sbagliate, voi sapete che io sono uno che raramente commenta queste cose, e poi gli do anche poco peso normalmente anche nell'esame a freddo, dopo le partite. In quel caso rimango dell'idea dell che tutti hanno, non c'è una sola persona che non possa non condividerla, così come è anche stato affermato con grande onestà intellettuale, devo dire, nelle... Nella eh, riunione arbitri-allenatori post-campionato, infortuni grossi, nel, purtroppo ripetuti nell'ultimo minuto, che hanno deciso il primo posto nella regular season. Ma colpa nostra contro Napoli, perché era una partita che, comunque, eh, in qualunque modo avremmo dovuto vincere, con tutto il rispetto per l'avversario che poi si è meritato la salvezza, cioè, però, quello è il vero, diciamo, se devo scegliere. Un, un punto di, di rimpianto la devo sicuramente, lo devo sicuramente situare lì. E poco più. Io non ho altro da, da aggiungere e penso che sia un bilancio sufficientemente esauriente. Ripeto, non entrerei nel merito del, 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 della, della ponderazione, del discorso dei risultati perché poi sarebbe un dibattito sterile. Ho detto la mia opinione, come io ho sempre rispettato le vostre. Come, eh, non ho dubbi che rispetterete la mia e, e, e direi che, ripeto, i dibattiti devono servire a, a, a costruire, non a, a, a speculare se ego il punto, la vittoria, cose. direi che per, per, per adesso possiamo anche fermarci qui e sono a disposizione delle, delle vostre domande. Eh, coach. Eh, allar allargherei un attimo il campo al biegno tuo eh, da quando tu gestisci la Virtus eh, hai portato sei finali e con lo stesso allenatore non accadeva da più di vent'anni in questo club ti chiedo eh, cosa significa per te questo risultato aver riportato la Virtus adesso un inquilina stabile in questo tipo di situazioni, ossia le finali che poi si possono vincere o perdere, ma ad esserci e cosa eventualmente può significare anche per il futuro aver raggiunto questo status di partecipante quasi fisso a questo atto finale, grazie. Ma intanto sinceramente non sento di aver portato nessuno, sento di aver contribuito con tanta altra gente, qui c'è Paolo, qui c'è Iago, tanta gente qui e ovviamente lì che ha, che ha messo molti mattoni perché questo succedesse. Ovviamente, sono soddisfatto. Devo dire la verità, non voglio essere ipocrita. Sono soddisfatto del lavoro fatto, soprattutto della parte di pallacanestro perché poi, come sempre, nel valutare, andare più in là, nel valutare i risultati, poi c'è la qualità degli avversari, c'è la qualità reale del tuo organico, non teorica, reale. Ci sono gli infortuni, quindi la, la, ancora più reale la disponibilità di questo organico poi a scendere in campo. Quindi devo eh, dire che sono soddisfatto di questo, di questo biennio. Credo anche che questa sensazione di consolidazione della Virtus, di eh, crescita, continuazione della crescita, perché è un processo già iniziato, che, che non ho iniziato io assolutamente. Eh, nel nella, un certo rispetto no? a livello anche internazionale c'è stato, eh, non non andrei molto più in, più in là, nel senso che qualunque tipo di proiezione futura, secondo me adesso, io credo debba fermarsi perché tutti siamo coscienti che lo scenario cambierà, che ci sono delle de, de, de situazioni molto diverse rispetto a quelle che diciamo hanno accompagnato la società e la squadra fino a qui, di cui sono perfettamente cosciente, quindi è un discorso diverso. Però nel, nel, per rispondere alla tua domanda devo dire la verità che al di là delle cose personali che poi alla fine... Eh, sì, chiaramente ti, ti, ti devono motivare, dare soddisfazione, però la sensazione di consolidamento, di crescita generale nel panorama della pallacanestro europea eh, della, 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 della Virtus in generale è stata soddisfacente. Personalmente, devo dire che una volta di più, e approfitto per, per farlo per, per ringraziare la città, i tifosi. Eh, io teni, ho avuto durante questi due anni sempre una grande sensazione di appoggio, poi chiaramente c'è sempre quello, quelli che hanno sempre qualcosa da dire, cioè, beh, questo ci sta, voglio dire, non mi è neanche poi piacere a tutti, però ho avuto per strada, nei ristoranti, in, 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 da, dappertutto una grande sensazione di appoggio e di apprezzamento e questo fa sì che comunque sia personalmente che con, con la mia famiglia siamo molto... Ci troviamo molto a gusto, diciamo a, a Bologna, eh, prova del fatto che probabilmente adesso da, si, 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 eh, diciamo, eh, diventa la città nella quale abbiamo passato più tempo, personalmente, dove ho pensato più tempo dopo, dopo Brescia, ovviamente, in tempi, insomma, dopo l'inizio della mia carriera. carriera professionistica nella Palaganestro eh, diventa la città nella quale ho trascorso più tempo, chiaramente se non, se non ci stai contento anche con la gente nel giorno per giorno mh, non, non succede. Ecco. Voglio anche, ripeto, fare un, un ultimo ringraziamento ancora per i tifosi perché credo che eh, la sensazione di, di appoggio incondizionale è l'unica cosa che tu puoi chiedere in cambio di dare il massimo, il massimo impegno, il massimo sforzo eh, che poi a volte si traduce in grandi risultati, a volte meno, però sappiamo come ho detto che ci sono altri fattori, non è che tu vuoi ma il massimo impegno vinci tutte le partite, questo succede se tu sei la squadra diciamo, con più potenziale assoluto e, e comunque neanche, neanche quelle poi... Le vincono tutte, però devo dire la verità che la sensazione, soprattutto di andare fuori casa e di trovare sempre una rappresentativa folta, importante, eh, eh, sonora di, di, di appoggio per, per, per me personalmente, che venivo dal, dall'NBA, dove tutto questo non esiste naturalmente, eh, eh, cioè, mh, è, stato, è stato un, rin, un rincontro con una, con una, molto gratificante, molto stimolante molto motivante. Sergio, eh, tu hai un altro anno di contratto, eh, però è, è stato, ci sono state le trattative non nascoste con i Raptors, si è parlato di Madrid, non hai ancora detto se resti l'anno prossimo o meno. Ah, allora, eh, infatti perché non, ritengo, non, non ritenevo che, che a questo punto fosse necessario farlo. Ecco. Eh, è vero che ho un altro anno di contratto che è poi alla fine la, la, la cosa che... che, che che, che, che conta e che determina. Um, C'è stato questo, questa, non una trattativa, perché lì non funziona, trattative nell'NBA, no? questo interesse no? che è arrivato fino alla fine diciamo, con i raptors di cui la società è stata informata e che ha autorizzato e la devo ringraziare eh, perché, perché in, in nessun momento c'è eh, stato nessun ostacolo, eh, capendo che poteva essere una cosa di, un, di, un, di una dimensione, di un, di, un, di un colore così diverso rispetto alla normalità, che, che non, non, non è, non è, forse non sarebbe stato giusto, giusto farlo, ma comunque devo ringraziare la società per aver permesso che la cosa, senza assolutamente intaccare minimamente il rendimento della squadra, che tra l'altro coincide con il miglior rendimento di tutta la stagione no per, per, per dire no? Per, ehm, però evidentemente era una cosa che se fosse successa mi avrebbe indotto ad andare dai miei dirigenti e dire eh, ragazzi è, è vero un altro anno di contratto però mh, datemi una mano fatemi uscire perché è un'opportunità assolutamente unica per qualunque allenatore europeo no? che poi altre squadre eh, abbiano manifestato più, con più o meno diciamo vocalità o, o pubblicità, interesse, apprezzamento per il mio lavoro. È una cosa che ti può far piacere, però che fino a che non si traduce, cosa che non è, non è successa in, un, in una conversazione che, naturalmente, quando hai contratto, o quando le altre società hanno contratto, non può prodursi. Eh, è un qualcosa diciamo più per voi che, e poi magari facciamo, apriamo anche una parentesi su, su questo aspetto. Quindi ripeto: è inutile parlare di cose che non sono arrivate alla fase di, di, di concreta perché solo sarebbero potute arrivare alla fase concreta nel momento in cui fosse finita la stagione. Eh, quindi, poco altro da aggiungere. È vero. Che eh, già più di un paio di mesi fa il eh, dottor Zanetti, che diciamo, ringraziamo ovviamente sempre tutti per, per la sua presenza, per la sua generosità, eh, mi ha chiesto una disponibilità per allungare la, la mia presenza eh, in Virtus. Eh, è vero che gli dissi che, eh, diciamo, eh, in presenza di, di, di un paio di aspetti da, da chiarire, questa disponibilità eh, esisteva ed esiste, ed è vero anche che eh, questi giorni, riflettendo sul nuovo scenario economico nel quale si dovrà muovere la società, ho dato mandato ai miei rappresentanti di, di essere disposti anche a fare un certo sacrificio sulla sul compenso già pattuito, esistente e formalizzato nel contratto per l'anno 21, diciamo se si arriverà a una, eh, un punto di arrivo su questa idea di, di estensione. Se non si arriverà, che nessuno abbia dubbi, che l'impegno massimo mio da parte di tutti quelli che poi dipendono direttamente da me eh, nel lavoro in questa ultima stagione di contratto sarà intatto, perché concepisco così l'essere un professionista, perché concepisco così la mia reputazione di persona che dà tutto per la causa eh, che, che, che difende fino all'ultimo secondo e perché è semplicemente giusto che sia così, perché a volte si dice perché, perché no, perché è la cosa giusta da fare. Appunto. Eh, Poco di più, poi, ripeto, vedremo. Non, 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 in questo momento diciamo che eh, c'è più da, da concentrarsi su, su un immediato futuro. Che, che poi, se queste, ripeto, se, queste, se queste saranno rose, fioriranno. Dato, ripeto, fatto un passo che credo importante in, diciamo, da parte mia, eh, non, non ci sarà una, una, un condizionamento in nessun modo in negativo. Dall'esito di, di queste possibili trattative. La parentesi che avevo detto è questa, anche in presenza un po di questa, questo nuovo momento che affronteremo: diverso, sicuramente diverso, è inutile negarcelo, è inutile essere ipocriti ed è inutile anche essere nei confronti della gente che merita grande rispetto, che è un po' la base anche sulla quale no, tutti noi costruiamo il nostro, il nostro ciringhito qui. Di, 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 Intrattenimento di, di spettacolo sportivo. E nel momento in cui diciamo, trasmettiamo alla, alla, alla gente le nostre sensazioni o le notizie, nel vostro caso, che, che recepite, che avete, e ripeto, questa parte la potete anche escludere eh, dalla, dalla, perché è più una chiacchierata tra, tra amici. Arriva un momento in cui tutti sappiamo che se la notizia la scrive, Voznaroski o Urbonas può avere un peso specifico X, se la scrive il blog di Mi piace il basket di Rocca Cannuccia, probabilmente il peso specifico sarà molto diverso. Che poi quindi, è nostro dovere, ma anche nostro come operatori, no? poi nel mercato, sapere se possiamo fidarci di quello che scrive Vojnaroski o Marietto Rossi eh? ecco eh. quindi è una responsabilità nei confronti della gente è una responsabilità nei confronti della gente vendere con trasparenza gli obiettivi tras, tras, trasmetterli alla gente con lealtà con sincerità, con, con, con responsabilità ed è una responsabilità etica ed è una responsabilità importante anche, eh, secondo me, eh, stavo pensandoci quando leggevo che Milutino, il famoso Milutino, è andato a finire all'Olimpiago. Dice: guarda un po' che non è venuto alla Virtus Milutino. Voglio dire, ragazzi, eh, mi avete capito, C cerchiamo di essere, cerchiamo, perché vendere l'illusione, vendere l'illusione. Sì, magari pensate che può creare dieci contatti in più. Sì, non lo so, non entro nel merito. Della... Ma non è etico, non è leale, non è corretto. Quindi, ecco, se Vojtcharovsky scrive una cosa o se eh, Putin vi dice di scrivere una cosa, eh, è vostra responsabilità, vostra libertà, vostra facoltà vostra eh, dimostrazione di etica professionale farlo o non farlo, Conf confrontare, contrastare, verificare e trasmettere quello che la vostra coscienza vi dice. Non voglio, non voglio giudicare nessuno, non voglio fare distinguo, non voglio dare lezioni, però vi dico come credo io che debba fare, se con, con Paolo dobbiamo fare eh, darci delle ipotesi di. di, di, di eh, costruzione della squadra e se crediamo più e utilizziamo e facciamo nostre e anche trasmettiamo magari le notizie che ci arrivano da una parte rispetto che da un'altra. Ecco, questa è la parente che io ripeto, la potete perfettamente escludere dai vostri resoconti, perché è semplicemente una, una nota tecnica, di, di, ripeto, tra, tra persone che, che collaborano, che vivono assieme, che passano un sacco di tempo e che continueranno a farlo. No, volevo chiederti se la tua permanenza a bordo è legata alla prosecuzione del rapporto, quindi al prolungamento del contratto, oppure ci sono entrambe le ipotesi, fa il prossimo anno sciolto e libero eh, oppure fa il prossimo anno solo se. No, 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 mi sembrava di essere stato... Eh, chiaro, ma lo ribadisco. Se è necessario, intanto sono assolutamente cosciente perché non vorrei poi che. È già successo, tu sei vecchio come me e ti ricorderai che è già, già successo che poi le interpretazioni che si danno a una decisione o un'altra vend, vengono vendute anche qui per così, fare un po'. Eh, non essere chiari e onesti nei confronti della gente. Invece. Eh, ribadisco il concetto che la mia permanenza è legata alla presenza di un contratto, alla mia decisione di onorarlo, alla, alla, eh, a, a come mi trovo personalmente e familiarmente, a, alla motivazione eh, per fare il mio lavoro nel modo migliore possibile, non è legata a alla, alla una potenziale estensione in nessun modo e eh, che sono perfettamente cosciente della de, che la situazione sarà completamente diversa rispetto a quella che mi venne prospettata quando arrivai. Per le circostanze che, che, che esistono e che verranno spiegate sicuramente molto meglio di me dalla, dalla società, lo scenario sarà diverso. Quindi non è che no, oh, ma gli avevano detto che no, non mi avevano detto che, mi hanno detto la verità, mi hanno detto le cose così come stanno: lo apprezzo, hanno avuto una trasparenza. È eh, encomiabile nello spiegarmi che, che appunto che le cose, eh, diciamo la, 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 la cornice economica, per ragioni che mi sembrano assolutamente rispettabili, soprattutto per una perché chi poi deve, deve, deve prendere queste decisioni le fa con criterio perché parla del suo e perché tutti ci ricordiamo, pensiamo voi molto meglio di me, dove saremmo se quelli che devono prendere queste decisioni non, non ci fossero, non fossero entrati no, in questa società. Benissimo, quindi allora di, di giudicare o di permetterci di eh, tenere presente anche questo, io lo faccio, ripeto, sono, assolutamente, cioè, sono grato alla, alla società e alla trasparenza con la quale mi è esposto la situazione, non, non ho ricevuto nessuna falsa promessa di, 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 una, diciamo, di uno scenario diverso rispetto a quello che sarà. Lo accetto, lo digerisco, lo intendo una volta che ho fatto questo passo. Poi con X, con Y, con, con Z, con W si parte e si va come se eh, tornassero ad arrivare i Milutino, i Teodosi, i Bellinelli o i, i Scendelia, eccetera. eccetera. Questo non, non influisce sul, Sicuramente non influirà sulla sulla qualità dello sforzo e del, e del tentativo, nei miei limiti, di, di fare il miglior lavoro possibile. Sergio, allora, sì, hai perfettamente chiarito che sarà uno scenario economicamente diverso. Ti chiedo in quest'ottica quali obiettivi e quali linee vi state dando in vista della prossima stagione e siccome comunque hai dei giocatori eh, con un certo status, un cer anche economico, non solo tecnico, in scadenza, questo chiude le porte a una loro permanenza, è solo una questione economica e anche per il discorso che facevi prima dello sforzo che ti richiede l'Eurolega. Eh, è solo una questione economica, faccio due nomi perché sono sotto gli occhi di tutti, Teodosi e Bellinelli, visto che sono in scadenza, è solo una questione economica eventualmente o si stanno facendo dei ragionamenti secondo quello che dicevi prima? Allora, eh, mi, mi spiace deluderti, ma come ho detto prima, questo non è il momento né delle pagelle individuali né dei programmi futuri, perché siamo due giorni dopo la fine della stagione e perché con Paolo qualche chiacchierata così random l'abbiamo fatta, però proprio oggi cominceremo a, a ragionare. Quindi eh, non ho chiarito, eh, questo non spetta a me, ho dato atto e ho ringraziato la società per avermi esposto con grande trasparenza diciamo, il nuovo scenario economico nel quale ci si dovrà muovere. Non ho chiarito niente, questo ripeto non, non spetta a me farlo e se si vorrà si farà, nei, nei modi, nei tempi, io non, non, non entro nel merito. Ripeto, sui programmi futuri questo non è il momento di ragionare, perché, soprattutto pubblicamente per comunicarli. Chiaramente è il momento di cominciare a ragionarci, ma non è il momento di, di poter, perché non, non, non ci sono delle realtà da comunicare, quindi se non ci sono realtà da comunicare è inutile fare delle chiacchiere a vuoto. No, ti chiedo se è già stato quantificato il meno che vedremo, cioè avete parlato di budget o verrà? Ripeto che apprezzo la trasparenza che la società ha avuto è nei uno, miei due, confronti, tre, però quattro. non spetta a me comunicare questo tipo di informazioni. Bene. Però ti ripeto che, che non, voglio, ti ripeto, per non tornare a equivoci del passato, voglio dirti che mi hanno detto esattamente quale... Quale sarà questa, questa, anche con numeri proprio, quindi che sono cosciente della cosa, quindi non quindi posso dire numeri, no. Ma mi avevano promesso i che I numeri rimanevamo, li sai, ma no. non ce li dici, eh? eh? I numeri li sai, ma non ce li dici. <ride> <ride> no, eh, di numeri si parla. Grosso modo sì. Bene, grazie. Abbiamo spazio per altre due domande, se ci sono, sì. Devi... Ah, sì. sì, ciao Sergio. Ciao, Sergio. Eh, ciao. Ehm... In parte eh, Luca Quino ha, mi ha tolto una parte della domanda, quindi un po' la cambio. Ti chiedo questo, torniamo all'estate scorsa, eh, grande Eurocup, finale scudetto persa con molte polemiche, arrivano quattro stranieri nuovi e obiettivamente dal mio punto di vista nessuno dei quattro è riuscito a rendere probabilmente quello che ci si aspettava, qualcuno di più, qualcuno di meno. Allora, io ti chiedo non di parlare del, di questi quattro giocatori perché hai appena detto, non è questo il giorno di parlare, diciamo tra virgolette, delle pagelle. Ma ti chiedo, siccome hai ehm, detto appunto che eh, ci sarà un discorso di budget, eccetera, eccetera, esiste però una priorità sul mercato? Intendo dire, è il lungo, come si è parlato per mille volte, è il tiratore. Eh, è quello che invece deve alla Panther nei giochi rotti trovare i canestri quando gli schemi non riescono cioè, esiste una priorità di mercato a prescindere dal budget? Grazie ehm, Allora ehm, è difficile prescindere dal, dal budget è come per un singolo giocatore tu lo vuoi che tiri, che palleggi che passi, che difenda che si comporti bene i suoi compagni cioè, chiaramente vai e prendi Kevin Durant, dopodiché eh, è giusto anche che, che, che a livello collettivo si faccia la stessa considerazione: tu, una squadra in cui ci sia equilibrio esterni, interni, fisicità, qualità tecnica: eh, cioè, tutte le cose vanno, vanno, vanno fatte. Tu hai, hai enumerato una serie di legittime. Eh, come dire, aree di miglioramento, cioè non è che ti dico che non, che non concordo un po' con quello che hai, che hai esposto. Sicuramente, se migliorassimo nella capacità di generazione di gioco, siamo la squadra che ha dovuto giocare meno pick and roll di tutta Europa. Se migliorassimo nella, nella precisione del tiro da tre punti, se migliorassimo la nostra forza rimbalzo, ovviamente miglioreremo la squadra però è chiaro che poi dobbiamo compatibilizzarlo con che, quello che sarà la cornice diciamo della disponibilità economica quindi è un discorso che io capisco e che condivido a livello tecnico però sai, se no faremmo il, il super manager qui eh, cioè il grano è quello vero quindi bisogna che, che, che quella sia la cornice dentro la quale poi la società, perché io quello che posso fare e che farò, che ho fatto e dare delle, dei consigli delle opinioni delle, 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 eh, così, delle, delle indicazioni ecco dopodiché eh, possono essere seguite possono o vogliono essere seguite mm, eh, non è che poi uno non allena la squadra se non, 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 non sono state potute o volute essere seguite perché anche, la l'apparente sul discorso famoso che è stato l'unico momento nel quale in effetti, che, che dovrebbero essere inutile fare gli ipocriti, chiaro che fin dall'inizio la necessità di migliorare eh, a radice il fatto, fatto che non, non si fosse, fosse riuscito a, alla fine a concretizzare un, una determinata incorporazione nel gioco interno, soprattutto il gioco interno di, 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 di Nazionalità italiana. Chiaro che poi da lì ci sono stati dei cambiamenti di ruolo, diciamo gli assestamenti che hanno reso. Eh, così mh, utile avevano reso utile la possibile incorporazione di un giocatore che potesse aggiungere forza a rimbalzo che potesse migliorare diciamo, la, la struttura interna della squadra, non un fenomeno o un, un, un eh, giocatore dai 20 punti 15 rimbalzi 10 asti, ma uno che potesse a quel punto eh, non credo che nessuno con, con, con una minima cap conoscenza del gioco e capacità di vedere le cose non lo vedesse e non lo riconoscesse, però non c'è stata la possibilità di farlo, dopodiché all'inizio qualunque allenatore freme e vuole avere la migliore squadra possibile, migliorarla, eccetera, eccetera, dopodiché si fa finire la frenesia e dice ok, andiamo avanti e lavoriamo, non è che smetti di lavorare o lavori peggio, perché o si creano delle fratture insanabili con la società, se non ti hanno contentato in una cosa che ti sembrava evidente, che magari lo stessi vedevano come evidente, ma che alla fine, come avete visto, nessun giocatore è arrivato, eh, siamo stati una delle poche società di tutta Europa in cui eh, diciamo che non ha incorporato un giocatore evidente, c'erano delle, delle motivazioni concrete, precise, che, che probabilmente adesso saranno anche più chiare magari, e che vanno accettate, e che vanno accettate, perché, ti, ripeto, tutti gli allenatori vorremmo avere sempre eh, la miglior squadra possibile però poi bisogna anche capire e eh, accettare magari con tre giorni di mal di pancia però poi con, con lo spirito di andare come, come sempre tutti i giorni in palestra con il massimo dell'entusiasmo e dell'energia possibile a fare eh, il meglio possibile con, 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 con la squadra che c'è punto yeah. Scusa, abbiamo chiarito anche l'ultimo punto che andava chiarito no, sì, dunque questo ridimensionamento che ti è stato prospettato dalla società, nel caso in cui ci fossero dei, delle variazioni, si parla di nuovi ingressi appunto nella compagine societaria accanto all'attuale proprietà, eh, è da considerarsi irreversibile oppure c'è la possibilità già nella prossima stagione che qualcosa possa cambiare? In altri termini, con un budget più basso rispetto a quello di quest'anno. L'Eurolega rimane un sogno inaffrontabile oppure se cambia qualcosa potrebbe di conseguenza cambiare qualcosa anche nelle prospettive? Guarda Stefano, eh, io ho qua l'Apolo apposta perché sono qua come allenatore, se non avrei messo la giacca e gravata che, che in questo momento spetta i dirigenti, cosa che io non sono, quindi ripeto che non è una domanda per me. No, in realtà era la stessa domanda che ha fatto Simone, ma ne approfitto. Eh, noi, cioè in questo momento si parla come se nella prossima stagione, visto che siamo agli sgoccioli fra poco ci saranno gli annunci, la Virtus sia presente in Eurolega. Beh, il desiderio e l'augurio di tutti. Penso che, siamo... che sarebbe una sorpresa se così non fosse, però bisogna essere rispettosi delle istituzioni, rispettosi del... Della prassi, dei protocolli, e fino a che non arriva una conferma ufficiale, non, non possiamo dirlo. Però chiaramente l'aspettativa, la speranza, l'ottimismo di tutti. Va bene, grazie a tutti, buon estate.